Allora, grazie per l'invito all'Istituto, agli amici, ai tanti che lavorano negli istituti della Resistenza di Storia Contemporanea. Ma se ho capito bene quale può essere il mio ruolo in questo quadro, io vorrei fare un ragionamento anche sul 2 giugno, ma non credo tocchi a me in chiusura della mattinata enfatizzare soltanto e in modo prevalente la questione del 2 giugno. Voi come istituto e come rete mettete in campo una questione dirimente oggi, che è quella del calendario civile, di un paese, di una democrazia, di una repubblica. Un calendario che è andato cambiando, che dallo snodo della fine del Novecento, ed è un problema europeo. Sono d'accordo con tutti coloro i quali hanno rimarcato la necessità di un approccio transnazionale, di una dimensione internazionale. Mi sono perso la prima parte dell'intervento, dell'introduzione di Filippo, ma sono sicuro che su questo avrà detto, insomma, in relazione agli studi che in questi anni ha svolto. Non è solo quindi un problema italiano. Abbiamone consapevolezza, queste cose succedono in Francia, in Germania, non solo nei paesi che vivono una transizione democratica in quanto alle spalle hanno avuto regimi dittatoriali, dittature, è un problema che riguarda le democrazie occidentali. Il dopo 89, nel nostro caso ovviamente la crisi della Prima Repubblica. C'è una questione di metodo, c'è una questione di apertura interdisciplinare e c'è un problema di cosiddetta storia pubblica, che non è solo divulgazione, che non è solo e tanto andare nelle scuole a parlare e a portare il meglio della ricerca che facciamo, è la ricostruzione di percorsi di ricerca che tengono conto delle domande delle comunità, che sono di volta in volta soggetti sociali, professionali, associativi, comunità sindacali, già partitiche, locali, territoriali. È un nuovo modo questo, e non è la storia pubblica di cui abbiamo parlato, di cui parlava Nicola Gallerano a suo tempo, è altro, le sfide e le domande sono altre. Secondo me voi date atto con questo seminario di aver colto questa sfida, e io credo che noi che siamo storici di professione e che abbiamo però un minimo di coscienza civile, cioè ci piace portare le nostre ricerche al di fuori dell'ambito ristretto dell'Accademia, questa sfida io l'ho sentita così. Quando mi ha chiamato ho capito che questo doveva essere, forse poteva essere lo spirito diciamo dell'iniziativa. Allora, calendario civile, come sapete Alessandro Portelli ha fatto questo bel libro prima di altri, diciamo, accolto secondo me, sì, anche altri ovviamente, adesso non stiamo a fare chi l'ha accolto per primo, ma sicuramente l'ha accolto bene. Calendario civile, che cos'è? Diceva Portelli in questo suo libro, risponde all'intento di intensificare, virgolette, il tempo e ribadire il senso delle regole condivise, che rendono possibile la convivenza di diversità che costituisce la democrazia. E questa è la sfida, ed è questa una sfida che è legata al mutamento del calendario civile con le asperità e le conflittualità che avete ricordato. Fino al 95-96 abbiamo costruito la nostra memoria pubblica attraverso un calendario più o meno consolidato e canonico, laddove il 25 di aprile, il 2 di giugno, anche il 4 novembre, anche il 1 maggio, ma insomma prevalentemente queste date, attorno a queste date si è costruito una memoria pubblica, un discorso pubblico. Per le cose che avete detto, che hanno una dimensione, una ricaduta europea, anche in Italia, insomma dal 2000 in avanti, come è stato ricordato, la composizione del calendario civile è andata mutando. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo essere attenti alla dimensione istituzionale. Tutti avete ricordato il ruolo dei Presidenti della Repubblica.
che nel rilancio di attenzione verso questa figura che negli ultimi anni, grazie a Dio, c'è stata, in particolare ci ha portato a rimarcare, se volete, anche il diverso modo, la diversa intensità con cui i presidenti hanno interpretato questo che è un loro ruolo che gli articoli della Costituzione nostra, come sapete, gli assegnano, e che però dopo gli anni 90 ha assunto una rilevanza maggiore proprio per la debolezza della nostra storia, l'impatto europeo, il venir meno delle culture politiche come collante forte di un senso, di un sentimento repubblicano. Ecco, poi cerco di dire perché parlo di sentimento repubblicano. Umberto Gentiloni, nel porsi qualche anno fa questo problema, quale rapporto tra la dimensione istituzionale che c'è e rimane, rimarrà, ci sono norme, leggi, c'è una legislazione europea, c'è una legislazione nazionale, c'è una legislazione regionale sempre più fitta, il caso adesso del Friuli ovviamente è di grande attualità, ma in altre, tante altre regioni c'è negli ultimi anni un insieme di leggi che intervengono nel rappresentare e concorrere a definire questo nuovo calendario civile nei suoi effetti pratici. La pesca della Toscana, per esempio. In Toscana, ma tu pensa a tutta la vicenda delle regioni del sud, per la giornata eventuale, insomma, in onore delle cosiddette vittime, insomma, vittime della unificazione nazionale, quel 13 di febbraio che in alcune delibere, in alcune motivazioni già approvate in diversi consigli regionali del sud dovrebbe diventare un giorno possibile o meno conflittuale, ma insomma poi direte anche voi. E diceva Gentiloni, bisogna stare attenti al fatto che anche la dimensione istituzionale delle feste, delle commemorazioni, degli anniversari ha un impatto popolare forte. Una delle cose che secondo me ha rischiato il libro di Portelli, molto attento alla dimensione istituzionale ma anche alla dimensione corale, comunitaria delle feste popolari che non avevano avuto una legittimazione istituzionale, il rischio in quel suo volume di dire le cerimonie, gli anniversari popolari hanno una loro freschezza nel tempo che quelle istituzionali non hanno. Ma non è così, non è stato sempre così, e vorrei cercare di dire che anche il 2 di giugno può essere interpretato e riletto in una chiave niente affatto e soltanto istituzionale. C'è ovviamente una dimensione istituzionale, non devo essere io adesso qui a ripercorrerla, insomma voi sapete, la festa entra nel calendario civile nel 49 in modo formale, fino a metà degli anni 70 ha una sua storia, una sua declinazione, con più o meno momenti alti, conflittualità, o il momento della parata militare fortemente contestato in diverse occasioni, in particolare tra la fine degli anni 60 e 70. C'è una lunga interruzione, diciamo dal 77, ma già nel 76 viene sospesa per il terremoto, e fino a quando Ciampi, come sapete, l'ha ripresa e l'ha rimessa in pista come momento, ecco, come momento forte di questa idea possibile di un sentimento repubblicano. Allora, la cosa che un po' mi ha sorpreso questa mattina nell'ascoltare i colleghi è il rischio, non che sia intenzionale da parte loro, avete fatto tutti relazioni di grande interesse, ricche, nuove, attente alla storiografia, non si coglie la valenza di qualsiasi data o giornata del ricordo o festa civile se non in un contesto. Non puoi isolare un momento celebrativo, commemorativo, di anniversari, di comunità popolare, se non vedi il quadro. Allora, se voi da questo punto di vista alzate gli occhi e prendiamo un approccio comparativo, che cosa vuol dire il calendario civile per la storia della Francia? Che cosa vuol dire il calendario civile per la storia degli Stati Uniti, per la storia della Germania? Non c'è una sola data, c'è una data eventualmente cardine attorno a cui si costruisce una mappa di concetti, di pratiche, di linguaggi, di retoriche. Allora il 10 di febbraio, così come il 27 di gennaio, così come il 9 di maggio, il ricordo delle vittime del terrorismo, delle stragi,
tutto deve entrare in un ragionamento più, secondo me, più ampio e più complessivo su questa nostra democrazia repubblicana. Quando ascoltavo Greppi, non hai detto una volta Repubblica, ma tutto quello che tu ci hai raccontato assume un senso e un valore perché il 2 giugno la Repubblica è stata conquistata col voto popolare, con la legittimazione popolare di uomini e di donne, giovani e meno giovani. Quei valori del 25 di aprile, se non li teniamo legati al 2 di giugno, perdono di impatto sia allora sia oggi. Io di questo ne sono assolutamente convinto e sono anche dell'idea, e l'ho detto, insomma, chi mi conosce sa che l'ho anche scritto, abbiamo sbagliato noi storici di professione a sottovalutare, a sminuire il fatto che questa nostra Repubblica, come scriveva Calamandrei, è nata col monarca in sella, con il re in sella, quando ancora la monarchia era lì, era tutta lì, e gli italiani sono andati a votare e hanno votato per la Repubblica. Se la Resistenza ha avuto il valore morale che ci hai ricordato, come esempio e come rappresentazione anche per le generazioni future, l'invenzione della democrazia detta alla francese avviene tra il 2 e il 3 di giugno, il 3 di giugno perché si vota anche, lo sapete, si votò anche il lunedì mattina, non soltanto il 2 giugno domenica. L'invenzione della nostra democrazia avviene in quel momento là. E se ci pensate, il referendum ebbe una valenza, mutatis mutandis, di plebiscito popolare, fu un'effettiva legittimazione popolare. Allora, quello che stiamo cercando di fare con amici, con colleghi, anche nel quadro di un progetto che sta sviluppando la Sisco, insomma, proprio sul 2 giugno, come 2 giugno? 2 giugno come vissuto degli italiani e delle italiane a partire da quel momento fondativo. Stiamo facendo un censimento sistematico di tutte le fonti esistenti, orali, scritte, a stampa, diari, memorie. Quel momento, quel 2 giugno e 3 giugno, come sono stati vissuti dai nostri nonni e bisnonni? Che cosa è accaduto e che cosa ha voluto dire la nascita della Repubblica? Lo specchio che cerco di avere lo faccio con i ragazzi delle superiori, dove lavoro a Viterbo, del liceo classico, i quali stanno lavorando su quello che è oggi per loro la Repubblica. Cioè, i vostri nonni, i vostri bisnonni hanno voluto o meno la Repubblica, hanno voluto o meno la Repubblica, ma voi, perché è importante? Lo è, non lo è? Che cos'è per voi la Repubblica? Secondo me, nella logica di una storia pubblica effettiva, avendo la fortuna di avere una rete così ampia, sedimentata, capillare, con tanti amici e colleghi che lavorano intorno agli istituti, insegnanti, operatori culturali, è quello di interrogarsi che cosa è stato il sentimento repubblicano, sentirsi repubblicano, parte di una democrazia repubblicana che affermava con la Costituzione e nella prassi e nella pratica diritti, doveri, ma anche diritti di partecipazione, di uguaglianza, di giustizia sociale. Che cosa ha voluto dire? Che cosa ha voluto dire nella storia dei territori? Che cosa stiamo facendo? Io credo che sia opportuno e necessario ripartire non solo da lì, ovviamente, ma anche da quel momento fondativo della democrazia repubblicana che, ripeto, ha dato valore e significato storico ai principi e ai valori della Resistenza e dell'antifascismo. Perché non pensiamo che quel giorno 2 giugno poteva anche vincere la monarchia? Abbiamo dato sempre per scontato che la Repubblica avrebbe vinto a prescindere da. Bastavano 2-3 mesi, bastava votare in settembre e in ottobre invece che il 2 giugno e probabilmente i fautori della Repubblica non ce l'avrebbero fatta. Probabilmente, almeno da quello che stiamo vedendo, che abbiamo visto. Allora, muoviamo da quel momento fondativo e facciamolo nei territori. La domanda che ho posto ai giovani ricercatori, che sono una quarantina, sono intorno e stanno svolgendo questo progetto, ma interrogatevi su cosa è accaduto il 2 giugno e dopo nei vostri territori, allora le regioni del nord,
prevalentemente repubblicane, come sapete, le regioni del centro-sud prevalentemente a favore della monarchia, con eccezioni, diversità, storie locali, comunitarie, di piccoli comuni, di realtà associative assolutamente diverse. La costruzione di una cosiddetta territorialità repubblicana, cioè che cosa cambiò nella vita delle persone sapere che a un certo punto c'era una democrazia effettiva che si stava costruendo, che giovani donne e giovani ragazzi, l'ultima volta che avevano votato liberamente, ricordate, era stato più di 20 anni prima, lo stesso Norberto Bobbio ricordava che per la prima volta votò che aveva già una 40 anni, perché aveva perso dal 21, 24 fino al 46, tanti italiani non ebbero ovviamente la possibilità, tante generazioni, tante classi di italiani, donne e uomini, non ebbero la possibilità di esercitare quel diritto. Allora quello fu veramente un momento fondativo, cioè di cui dobbiamo essere consapevoli, cioè noi non abbiamo ancora una storia della costruzione della Repubblica muovendo dai sentimenti degli italiani. Sentimenti vuol dire attenzione alle emozioni, alle passioni, al modo di fare propria l'idea di Repubblica che arriva, che apparteneva alla storia dell'Italia da lungo periodo, ma almeno dal Risorgimento. Questo nesso che nelle narrazioni pubbliche, anche nelle narrazioni dei primi che scrissero di resistenza e di liberazione, è presente, questo nesso col Risorgimento, questo volontariato, questo protagonismo dei giovani, questa leva giovanile che dà un senso alla storia d'Italia in quel periodo 43-45, ma l'avevamo visto anche prima. Allora, questo nesso con una storia più lunga, nel nome della Repubblica, della democrazia repubblicana, venne ricostruito. Allora, cosa successe a Napoli o nella mia Romagna? Cosa voleva dire votare per la Repubblica o non votare per la Repubblica? Quali le motivazioni, le spinte emotive, emozionali, le aspettative, le paure, le ansie? Vi ricordate quel bel libro di Dinolfo? Questa Repubblica che nasce tra paure, aspettative, rivendicazioni, c'è tutto un mondo da costruire. Noi abbiamo bisogno di mettere insieme questi tasselli muovendo da una ricerca sulle fonti che abbia e faccia nuove domande a queste fonti. Vanno bene le carte d'archivio, vanno bene le carte delle istituzioni, ci vuole molto più attenzione alla dimensione individuale, corale, dei piccoli gruppi. Non solo, attenzione anche a temi, per esempio, come la toponomastica. C'è una grande attenzione, crescente attenzione, vi do questo esempio possibile. Una nostra collega, una nostra giovane amica, sta lavorando sul caso di Roma. E come sta lavorando? Sta lavorando mettendo insieme le fonti dell'archivio centrale, le fonti dell'archivio storico comunale, le memorie, le testimonianze, il fondo fotografico dell'archivio storico del Capitolino, gli archivi Alinari, l'archivio fotografico dell'Istituto Luce. Cioè, a noi interessa sapere quel 2 giugno che cosa è diventato nel vissuto degli italiani e delle italiane. Come è entrato nella vita pubblica, nelle memorie, nella lettura del volto delle città. Perché a Viterbo la principale piazza è ancora Piazza del Plebiscito e quindi ricorda il plebiscito dell'Unità d'Italia e non è Piazza del 2 giugno, Piazza della Repubblica. E perché in tante città del centro-sud la tradizione dinastica e monarchica è così presente, a differenza di quanto non sia in molte città, in molte regioni, in molti capoluoghi del centro-nord. Io credo che sia necessario ripartire da quel momento fondativo ponendo domande nuove alle nostre fonti, allargando lo spettro delle fonti con una chiave interdisciplinare. Faremo una geolocalizzazione dei territori della Repubblica attraverso i metodi nuovi della geografia, quindi un rapporto tra la storia, le istituzioni, ovviamente gli amici e i colleghi che si occupano di geografia, per capire davvero e costruire mappe, cartine, si diceva una volta quando noi studiavamo, non va bene, bisogna dire mappe, bisogna dire carte, insomma la scuola di Lucio Gambi da questo punto di vista ci ammonisce e ci aiuta. Perché dobbiamo ripartire da queste domande per interrogarci sulla questione
fondamentale che secondo me poi è dietro a queste piccole riflessioni che vi ho presentato. È esistita o no anche in Italia una religione civile nel nome della res pubblica? La storiografia ci dice di no. Gli studi che voi conoscete, la gran parte degli amici e dei colleghi che di questo si sono occupati, ci hanno detto no, perché i partiti erano troppo forti, perché l'identità nazionale era troppo debole, perché di fatto non siamo più rimasti un paese autonomo con una nostra sovranità nazionale dopo la sconfitta del 1945, e quindi siamo sempre stati a rimorchio di qualcos'altro. Il famoso vincolo esterno, di cui forse avrei detto qualcosa rispetto al processo di integrazione europea, può essere un'altra di questi riflessi possibili. Allora, io credo che a questa domanda bisogna dare risposte diverse, perché i nostri amici e colleghi, anche più grandi di noi, diciamo della nostra generazione, hanno dato quel tipo di risposta perché non hanno fatto le domande giuste alle fonti. Perché quel tipo di fonti istituzionali non possono, non potevano dare questo tipo di risposta, se tu invece non hai e non promuovi un approccio diverso, che è quello di chiedersi, e chiudo, e di darsi come percorso di ricerca, come progetto che eventualmente la rete degli istituti può condividere insieme ai colleghi della Cisco, con i colleghi dell'Associazione Italiana di Public History e con tutti quelli che ovviamente avranno voglia di dedicarsi a tutto questo. L'idea è: un calendario civile si compone di più date, è sempre un terreno di contesa e di conflitto, registra la febbre della temperie politico-culturale momento per momento. Non illudiamoci che ci sia una memoria condivisa, rivisitata e condivisa. Le memorie sono conflittuali, sono figlie di età, di esperienze, di sentimenti diversi. Secondo me dobbiamo rimettere al centro l'attenzione anche verso il 2 di giugno, ma attenzione, io non posso fare la storia del sentimento repubblicano solo attraverso il 2 di giugno. Devo rendermi conto che ci sono fasi e momenti diversi nella storia di questo paese e che la storia transnazionale, il processo di costruzione dell'Europa, ci induce a fare domande alle nostre fonti che sono diverse rispetto a quelle che ci siamo fatte fino a qualche anno fa. Sotto questo profilo io credo ci sia la possibilità di lavorare bene insieme, diversi gruppi di ricerca, una sensibilità condivisa, la consapevolezza di un momento, di una sfida epocale, insomma. Queste, diciamo, perplessità, questo disagio che colgo anche nelle relazioni dei colleghi, secondo me deve diventare un fattore propositivo. Cioè dobbiamo stare in campo su questo tema. Io ho proposto anche agli amici della Cisco di attrezzare un osservatorio nazionale, internazionale, europeo su questa dinamica normativa e legislativa che ormai non è solo nazionale, non è solo internazionale, ha un grande impatto regionale. Ripeto, non è solo il problema del Friuli, della Toscana, della Puglia o della Calabria. È una dimensione forte che dobbiamo fare nostra. Noi dobbiamo essere in grado di diventare interlocutori affidabili su queste questioni, perché sono questioni attorno a cui si crea il nuovo senso comune nell'Italia dei nostri tempi, così come in altri paesi, in altre realtà. Ecco, da questo punto di vista, insomma, se è possibile dare un contributo, ovviamente ben volentieri. Grazie a voi. Thank you.